un'impressione su questo festival? Beh, se mi fai una domanda sarebbe da parlarne per 150 anni. Cioè, cosa vuoi sapere? Io te lo dico. Innanzitutto, che cos'è questa televisione meravigliosa? Allora, blogsicilia.it, getto notizie. Io devo dire, innanzitutto, Sicilia vi amo, per un motivo, perché se siete amici lo siete davvero fino in fondo. Altrimenti dite non voglio essere tuo amico e stop, non siete finti, e questo per me è stupendo. Ogni volta che vengo in Sicilia è bellissimo passare in quegli agrumeti, sentire il profumo delle zagare, si chiamano così, e lo trovo fantastico. Io trovo la disponibilità di questi pescatori che pescano il pesce fresco e lo mangiano a morte sulla spiaggia o sulla scogliera. È fantastico, viva la Sicilia, ma non lo dico per plagieria, lo penso davvero. Io amo tutta l'Italia, ma la Toscana e la Sicilia, anche perché io sono toscano, in particolar modo. E grazie. Ora chi vincerà Sanremo? Chi vincerà? Cosa ne pensi delle critiche sul festival e sulla conduttrice? Ma la conduttrice secondo me è brava, è carina, ma penso che il festival dovrebbe presentarlo prima di tutto un uomo, ma non per razzismo, ma anche perché ci vuole un'istituzione, come era Pippo Baudo, come era Mike Buongiorno. Qui ci si perde un pochino, insomma, battute un po' scontate, però comunque alla fine della fiera brava lo stesso. Io vorrei invece dire una cosa: noi siamo qua, ci divertiamo, stiamo bene ed è bellissimo questo, ma quante persone a casa ci sono che non hanno soldi, che sono sole e che hanno problemi di ogni sorta? Sembra un po' patetico questo messaggio, ma io sono molto più vicino a loro. Questo grande spreco di soldi, penso, io cammino in mezzo alla gente perché per me la gente è importante, ci credo ancora, e quando vedo questi cantanti che si nascondono, che scappano, che svicolano, è terribilmente triste, anche perché se non ci fossite voi non saremmo qui. Questo è vero, grazie della solidarietà. L'ultima cosa, mi devo anche pubblicizzare un po'. Giusto, ma non lo tagliate questo? No, lo metto tutto, tranquillo. No, è una cosa bella. Io ho scritto un libro che ormai è già venduto, è già la terza edizione, che si chiama Orsacchiotto Corallina Mamma Solange, ed è dedicato a tutte le mamme, compresa la mia, che non c'è più. Dico questo perché è un messaggio alle mamme, perché la mamma penso sia la cosa più bella. C'è una piccola poesiola che dice: la mamma è come un albero grande, che tutti i frutti ti dà per quanto gliene domandi. Ti dà l'albero, ti dà la foglia, per te di tutto si spoglia, anche il cuore ti donerà. La mamma è meravigliosa. Meravigliosa. Grazie ragazzi, vi voglio bene. Grazie a te, quando vieni in Sicilia faccelo sapere, sì, così ti... Io di Palermo. Sì. Dici la televisione, le voglio salutare. Allora, blogsicilia.it, viva, mille miliardi di blog che riguardano questa Sicilia straordinaria. Grazie. Grazie.